la crisi, nessuno spende, mi mettono in tasca, mi portano a casa, sotto la mattonella, sotto il cuscino, dove nessuno che vuole spendere più. La testimonianza toccante di questa banconota spinge ad una riflessione inusuale. Negli ultimi anni si è parlato tanto della crisi, ma mai dal punto di vista dei soldi, della moneta. Prima dell'invenzione della moneta, l'economia si basava sul baratto. Ma che cosa accadeva se la merce di scambio era insufficiente o addirittura non c'era affatto perché il raccolto era andato a male o la stalla era andata in fiamme? Ecco perché è nata la moneta. Nata per superare il baratto, la moneta in tutte le sue forme ha acquisito un ruolo fondamentale nella società. Però fatichieri amicizia lunga, eh? Se no dopo va a finire che si discute, poi si litiga. Voglio essere subito chiaro con voi. D'accordo? D'accordo cosa? I soldi me li date voi. Ogni area geografica ha la propria moneta. Il dialogo con le altre valute è molto importante. Rotodollalo? Sì, dica! Ma chi era? Ma guarda queste qui! Ho capito chi era! Chi era? Era la moneta cinese! Con guan cinese! Sti morti di fame! Ma che problema? Io lo so, fino a ieri avevano il cambio fisso proprio dollaro! È stato da Mao Zedong in persona! Erano dei morti di fame, adesso vengono qua a farci lezioni di capitalismo! A noi! A me! A questo proposito, anche il dollaro barese ha da dire la sua. Ma ci siamo dimenticati che siamo tutti fratelli, sorelle. L'ama farnesh. Per ogni banconota o moneta è stabilito un valore, accettato da tutti. O quasi. Ero importante. Se per caso cadevo, già nel giro di 3 secondi mi avevano raccolto. I portafogli facevano la guerra per possedermi. Ma pian piano mi accorsi che gli uomini mi desideravano non per le mie forme, le mie misure, la mia consistenza, ma perché servivo per soddisfare bisogni. In questa storia la protagonista cerca in tutti i modi di farsi apprezzare per quello che è e non per il valore attribuitole. Un giorno mi trovai per caso vicino ad una penna. Quella, per invidia, scrisse sulla mia parte bianca: valgo meno di 5 euro. Mi arrabbiai. Mi aveva sporcato tutta la biancheria. Poi, però, pensai: finalmente mi avrebbero apprezzato per quello che ero. Un foglietto ben decorato. Ma non riuscendoci, altro che crisi. L'epilogo è tragico. La storia di una banconota può essere raccontata anche in modo più realistico. This is Hank, and he always wondered where his money went. But thanks to the internet, there's a tool that can help him. Il sito wheresgeorge.com, nato nel 1998 da un'idea di Hank Eskin, traccia i percorsi dei dollari registrati. Inserendo il numero seriale è possibile sapere quanti chilometri ha sotto la sua filigrana il bigliettone che si ha fra le mani. One of my favorite bills was one I had a bill show up in Long Island that the user note said that they got it as change back from a pregnancy test and then they added that by the way it was positive. And I thought that was just so special that I could have been part of their moment. Le monete, grazie alla loro maggior resistenza, possono rimanere in circolo molti più anni delle banconote. E forse è anche per questo che è facile trovarne di nascoste anche dopo tanto tempo. Eccola qua. Sono 5 centesimi, guarda. Un luogo in cui spesso si possono trovare monete è sotto i cuscini dei divani. It's sofa scam. It's like a CAT scan for your couch. The sofa scan device will detect any and all coins in a couch or sofa. Say goodbye to lint hands forever! Wonderful! Ecco in azione questo portentoso elettrodomestico. We just turn the scanner on, just it, and then we get scanning. I can feel it tingling from all the way over here. Yes, that's how you know it's working. You can feel all of the hairs on your body standing on end. And the nausea? Completely normal. Science. So, looking at this, I can see there is a 50-cent piece there, a 10-cent piece there,
and a dollar coin just there. Questa invenzione rivoluzionaria è stata presentata al Coin Show, ovvero lo show delle monete, programma dedicato agli appassionati di numismatica e non solo. In questa puntata l'attenzione, per esempio, è concentrata su un collezionista. Coins, 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 collecting them is fun. Coins, 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 I guess it could be fun. Ogni collezione ha un valore oggettivo e uno soggettivo, e raramente le due stime si equivalgono. Nel caso di questa raccolta, beh, si tratta di roba davvero forte. This is my collection of pet coins. Collection of pet coins. Do you want to make them? Yes, I'd... This here is little Jerry. I called him Jerry because my name's Gerald, and he wears glasses, and I wear glasses. Are you getting this? It's... This one's got a little pink thing in her hair, which I don't, she's not my favourite. And this one is Clarice, and she is the love of my life. It's lovely to meet them all. You won't leave me for the poor boy, will you, sweetie? Okay, I think that's all we have time for. Thank coins, you very coins, much. Coins, coins, collecting them is fun. Coins, 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 I guess it could be fun. C'è chi le monete le cerca, chi le colleziona e chi le studia. Sono milioni di appassionati di numismatica nel mondo. Riviste, cataloghi, pubblicazioni, fiere compongono questo grande mondo dell'investimento e della passione per la moneta antica. Ed è attraverso le monete che noi riusciamo a carpire dei segreti della storia. Il numismatico è un ospite immancabile per il Coin Show. We have a very special guest joining the show today. It's the owner of the world's rarest coin, Mitchell Struthers. Mitchell, Mitchell's got old coins, Mitchell's got old coins. He's got many old coins in his life, but he don't have a wife. Welcome, Mitchell. Ma che importa avere una moglie quando si possiede e si custodisce con amore la moneta più rara di tutte? It's certainly a real honor to have it on the show today. May I? I guess we are on the coin show. When in Rome. The coin show. So. Thanks. No. It's rolling away. Did anyone see where Mitchell's coin went? Any, like, just a torch? Well, I think that's all the time we have for you today. Thank you, Mitchell. Ma questo studioso non è l'unico a ritenere che le monete non siano tutte uguali. Non la mettere in tasca, amico. Non la mettere in tasca, è il tuo portafortuna. Dove vuole che la metta? Dove ti pare, ma non in tasca. Si mescolerebbe con le altre e diventerebbe una moneta qualunque. Questa scena è tratta dal film culto Non è un paese per vecchi, opera dei fratelli Coen che apre un interrogativo curioso. Sai che data c'è su questa moneta? No. 1958. Ha viaggiato 22 anni prima di arrivare qui. E adesso è qui. Ed è o testa o croce. Qual è la cosa più grossa che hai perso a testa o croce? Già, qual è la somma più grossa che si possa perdere a testa o croce? Hey, I'll bet you a dollar this coin will land on heads. Ok. $1. Lanciare una moneta è un gioco stupido e apparentemente innocuo, ma non bisogna mai farsi prendere troppo la mano. Again. Heads. Again. Heads. Again. Tails. Really? No, it's heads. Heads. Tails. Tails. Heads. Heads. Tails. Tails. Heads. Heads. Tails. Tails. Heads. How much? $8,192. Prima che una moneta vi lasci in mutande, vi consigliamo di volgere la situazione a vostro favore. Esistono infatti dei segreti che si possono imparare interrogando la rete. Flip the coin into the air. As you catch it, slide your thumb under your fingers and use it to feel the surface of the coin. If it's smooth, you know it's heads. The tail side feels textured and rough. If you were forced to call a side beforehand and the coin has landed the other way, nudge it over with your thumb. Step 2. Practice flipping and feeling the coin with your thumb until you can do it quickly and stealthily. You don't want your opponent to know you're cheating. Gli espedienti per barare a testa o croce non sono gli unici trucchi che riguardano le monete che si trovano su YouTube. Digitando le parole trucchi monete, appaiono schermate e schermate di giochi di prestigio. Pure basta un gesto che la moneta passa attraverso il
bicchiere. Gli usi di monete e banconote possono essere davvero tanti, più o meno intelligenti. Le monete possono essere lanciate nelle fontane. Le monete possono addirittura essere utilizzate per generare energia. Is there free energy hiding in your spare change? In this video, you'll learn how to turn a handful of pennies into batteries that can power some of your small electronic devices. In più, è anche facile ottenere un papillon da un dollaro, se si sa come fare. Bastano circa 5 minuti, la lunghezza di questo video, e ta-da! There you have it, you two. A nice bow tie with Mr. Washington's face looking right at you. Ma qualcuno rimane dell'idea che i soldi debbano essere solo, semplicemente, spesi. Tengo una voglia di essere speso. Una voglia che tu non ti immagini neanche. Allora, amico mio, spendimi, spendimi! Come dare torto al dollaro barese? Tuttavia, le forme di pagamento in futuro potrebbero cambiare, magari in una direzione inaspettata, che non ha nemmeno bisogno del POS. Pornhub presents Titcoins. The world's most beloved and safest currency. A whole new market format where everyone involved wins. Here's how it works. A girl goes to a business that accepts titcoins, a bar for example. She orders a beer. She wants to pay with titcoins, so the bartender just needs to open the titcoin app on a smartphone where he has previously signed up as a business. She flashes the bartender and gets the beer by paying with a picture of her boobies. Secondo questo nuovo metodo di pagamento rivoluzionario, il modello economico potrebbe solo migliorare. In conclusion, we've created a brand new trade system where everyone wins, and one that makes the whole world happier. Pornhub. Money doesn't grow on trees, it grows on tits.